Salve a tutti, friends, vostro Supercorris, eccoci qua ragazzi, partiamo con la carriera. Io questa mattina ho fatto due gare al 35% sul canale Viola, non ho capito perché non me la registrate, ma ho proprio levato la live. Evidentemente c'è un embargo sul canale Viola. Stasera ci facciamo una carriera live su questo canale con le vetture ufficiali, torna Gian Claudio Sciumacchio. E niente ragazzi, abbiamo provato la bandiera rossa, varie cose, poi ve ne parlo nei pregi e difetti perché c'è da parlare tanto. Quindi adesso proviamo la carriera, andiamo a vedere questa nuova carriera come funziona. Carriera solitaria, sì. Carriera scuderia, potrai giocare sia come pilota che come titolare, questa qua facciamo. E poi stasera sfidante, aspirante al titolo. Allora ragazzi, io direi di partire a metà classifica perché tanto poi noi non lo facciamo tutto il campionato, quindi... Partiamo da metà classifica, stagione completa, usa impostazioni personalizzate, sai che devo usare? Allora, andiamo. Questo come al solito va bene, struttura weekend la facciamo, qualifica breve, ecco qua, la gara 25%, stasera invece faremo magari un po' di cose diverse. Io difficoltà partirei da 80, 82, perché l'anno scorso siamo stati in enorme problematica, quindi c'ho paura. Quella abbiamo fatta. Com'è breve, aspetto io. Ah, tutto a posto. Regole e bandiere. Immersivo. Com'è Safety Car noi? Perché no? Ah, capito, la bandiera rossa solo, vedi tu. Safety car perché? Ah, capito, praticamente se fai le gare al 25% non ti dà né la safety car né le bandiere rosse. Ma ti rendi conto? Insomma, ma fa la gara e ma fa lo... Struttura weekend al 35%, che ma fa? Se non ci possiamo godere né la safety car... Tutto aumentato, dai. Così almeno ci divertiamo. Giro di formazione, no, che ci ha rotto le balle. Simulazione, queste cacchia. Danni auto ridotti. No, mettiamo standard, dai. Vai. Usa icone carriera. Una volta abilitate non potrai eliminare le icone carriera scuderia. Questi piloti possono essere reclutati soltanto dall'utente in maniera del tutto opzionale. Sì, usiamo le icone carriera. Inizia carriera con l'opzione selezionata, vai. Benvenuto in carriera scuderia. Per prima ragazzi, cosa, riciclone totale di sempre, ecco, vedi. Stessa carriera di sempre. Cioè, non è per cattiveri, voglio, ma... Cioè, boh. Vado. Stessi volti da 20 anni uguali. Vabbè. Vogliamo fa. Arturo che è questo? Ecuador no. Arturo da Hong Kong. Il nome già ci sta. Vabbè, nome. Lasciamo perdere. Numero di Arturo è ovviamente il 90. Avanza. Il suo aspetto. Allora. Cioè, praticamente para pari, eh? Pari pari all'anno scorso. No, no, mi piace. Pari pari all'anno scorso, cioè, non è che ci sta. Pazzesco. No, ma non voglio la tuta della Konix. Questa, dai. Mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi. Ah, c'è quanti dalla Red Bull, capito? Che noi abbiamo la versione... No, vanno cagà questi. Un ragazzo brutto sti quanti. Ok, solite quattro cazzate, cioè vedi. Poi come si fa a non arrabbiarsi, toh? Solite quattro cazzate. Cioè ragazzi, è uguale. Bene, ora
decidiamo gli. È una carriera riciclata in toto dall'anno scorso. Cominciamo con la cosa. Quale sarà il nome? Pari pari. Cioè non è per cattiveria, ragazzi, non hanno cambiato nulla, nulla. Fantastico. Ora avremo bisogno di un flusso di entrate stabile. Gli sponsor sono sempre gli stessi. Lo sponsor principale offre una somma di denaro alla firma. Questa entrata è di vitale. In aggiunta, forniranno anche entrate. Ogni sponsor ha un obiettivo che deve essere. Questa. Cioè, vedete? Cioè, lo solito, ragazzi, grande. Il solito. Ora abbiamo un budget con cui lavorare. Cioè, la replica dell'anno scorso non hanno cambiato nulla. Non è che dici, voi hanno guadagnato qualcosa. Avremo bisogno di un motore potente, ma anche affidabile. Comunque cerchiamo di far rientrare i costi. Dobbiamo ancora investire in altre aree. Dai, scegliamo Red Bull Power Trans, il motore che non esiste. Quello che ci manca è un compagno di scuderia per te. Oh, molto bene. Allora, ci abbiamo. Ma quanti soldi ci abbiamo? Denaro iniziale. 6 milioni e 3. Di un pilota, cazzo, mica Schumacher. Punti risorsa. Senna, Mansell, oh! No, raga. Guadagnano fama in base a. Allora, Schum, quella è l'unica cosa buona. Senna, Nigel Mansell, Villeneuve, Häkkinen, Button, Massa, Webber, lascia perdere, Kobayashi. Mi sta a fanculo, Maldonado. Ma dove l'hanno i tappiassi, sti cingioni? No, ragazzi, lo sognavo ed è lui, è lui! Creiamo la livrea per Nigel Mansell, due leoni nello stesso team. Auto, man mano che firmi nuovi accordi. Non preoccuparti. Potrai modificare l'aspetto in qualsiasi momento dal quartier generale. Cioè, voglio. Sì, Verstappen, vaffanculo. Ma zitto che almeno non è la show car, almeno. Almeno non è la show car. Boh, non lo so. Ma si può cambiare colore a questa? Tipo a questi possono cambiare colori? Fa vedere. Qua uguale. Cioè, che cosa cambia, ragazzi? Dall'anno scorso? Nulla. Cioè, che cambia? Nulla. Poi la gente dice che non è vero. No, non cambia nulla. E infine, dobbiamo dare un'immagine al nostro brand. Logo e colori della scuderia. Santo Dio, olio. Santo Dio. Cioè, come riciclare tutto. Come riciclare tutto, santo Dio. Cazzo, stiamo a modificare qua, fammi capire. Cioè, scusate, io sto facendo tutta questa roba e non cambia nessun colore sulla macchina. Cagnano cazzo. Ottimo, abbiamo. Santo Dio, ragazzi. Ecco qui. Guarda qua. Porca zia, la solita intervista mo di. Ah, ma è cambiata almeno una femmina. Scuderia nuova. Vi diamo il benvenuto e siamo felici di avervi con noi mentre lasciamo il paddock alla volta del quartier generale della nuova scuderia Scuderia. Oggi intervisteremo in esclusiva non solo Oncio Patoncio, ma anche il pilota di punta della scuderia, perché per la prima volta nella storia recente della Formula 1 si tratta della stessa persona. È un ottimo momento per lanciare la nuova scuderia. Che cazzo di novità, La scia dell'appassionante campionato. La grafica fa cagare qua, come potete vedere. Non sono manco impegnato a fare un po' di grafiche buone. E la Red Bull si è classificata prima nella corsa addirittura. Ma ormai è acqua passata. Quest'anno è ancora tutto da decidere. Questa struttura è in piena attività e si respira grande entusiasmo per la nuova vettura. C'è fiducia di poter puntare al top e di avere un'auto da corsa altamente competitiva. Ma se questa è la teoria, sfidare i mostri sacri del motorsport in pista è un'altra storia. Bellissima, una grafica stupenda proprio. Le mancalate? No. Che
effetto fa essere a capo dell'undicesima scuderia di Formula 1? Quelle che mi faceva l'anno scorso e due anni fa, no cazzo di niente. Nuove coppie di piloti, il ritorno del Qatar, il debutto di Las Vegas e la sfida tecnologica che continua a spingere lo sport e i piloti verso nuovi traguardi. Quali saranno i loro obiettivi? Quali le loro quelle dell'anno scorso e di due anni fa? Lo scopriremo. Fare un anno con questo gioco che già mi sta passando la voglia. Lo dico subito, comunque. Oh, se non mi fa mettere gli sponsor la levo subito la livrea. Cioè se questa è una livrea che non si può mettere sponsor sopra la leviamo subito. Subito subito. Ciao, grazie per essere qui. Ecco Arturo. È fantastico essere. Anche team principal. Iniziamo con la domanda che si chiedono tutti. Sono passati molti anni dall'ultima. Parliamo del tuo le sue abilità. Avete lavorato molto duramente allo sviluppo della. Molte scuderie in Formula 1 possono. Sempre stesse cazzate, voglio. So. Questa. Infine, il lavoro di una scuderia. Sì, sembra essere stato puttanato. So. Mi piacerebbe molto continuare questa conversazione. No. Avrei altre domande da farti, ma devo lasciarti al tuo lavoro. Grazie della disponibilità e buona fortuna per la stagione. Sì. Cribbio, voglio. Ma ti rendi conto? Come riciclare tutto? Tutto! E dove puoi monitorare tutto! Guarda qua, tutto uguale! Cioè, porco zio, non è cambiato nulla! Nulla! Non è cambiato nulla! Sandro Donato Grosso, non è cambiato nulla! Voglio. Ma ci stiamo a rendere conto? Gli sponsor sono sempre gli stessi, guarda qua! Guarda qua! Dopo voi dite, no, ma dai, ma tu, ma dai! Anzi, ho pure diminuiti, perché to, ce ne sta la metà. La metà ce ne stanno. Porco zio. Ah, Piema Polar, ria. Che gioia leggere Nigel Mansell. Quello è la cosa, l'unica cosa che mi piace a me è Nigel Mansell. Guarda come sta Mansell. Da qui puoi consultare le liste e i dettagli dei piloti, confrontarli tra di loro e anche aggiungerli ai preferiti. Quando la finestra di mercato si apre, dovrai consultare questa schermata per avviare le trattative con i piloti. Solo Polon e Xenon tenem. Questo pure uguale. Ci pensa a fa. Ragazzi... La bravura nel saper riciclare tutto, vedi? Sono dei fenomeni questi di EA. Più o meno. Com'è? Fa un po' cacà, però. Peggio di questa. Raga. Solita cosa di sempre. Cioè, boh. Io. Sviluppiamo la lettone. Finite le soldi. Toh. Grandi novità. Toh. Cioè, boh. Boh. Non lo so. Non lo so. Non lo so, ragazzi, non lo so. Sono deluso perché francamente siamo ci giochiamo un altro anno lo stessissimo gioco. Possiamo attirare un nuovo sponsor per la scuderia. Dirigiti alla sezione società e seleziona sponsor. Dopodiché seleziona con chi dovremmo avviare le trattative. Oh, sta società. Con nessuno, non me le fa avviare le trattative, ciccio. Questo sta imbriaco, sto chess. No, dai, a me. Mamma mia, raga, che disastro. Che disastro. Ecco,
Buongiorno e benvenuto in squadra. Sono Ethan, qui dirigo la ricerca e sviluppo. Mi piacerebbe restare a chiacchierare, ma abbiamo una gara da vincere. Porca zioglio, tale quale. Chiamaci se hai bisogno di qualcos'altro. Andiamo a vedere, prova lì, bravo, no? Tante queste le mafa per forza. Come fa? Vediamo un po' quali sono i dettagli. È tutto uguale, ragazzi. Formula 1 2022-21 for you. Buongiorno boss, sono Alex. La ringrazio ancora per avermi fatto salire a bordo. Non vedo l'ora di mettermi all'opera insieme alla squadra. La nostra scalata verso il titolo costruttori ha inizio proprio oggi. Che buscala, Alex, che buscala. Buscala, madonna. Sì, lo so, il tutorial. Siamo lo stesso da 25 anni. Facciamo poi al volo, raga, poi ci ritiriamo. Il cazzo ne frega a me. Pazzesco. Ma non vedete manco la ripresa della... Faccio solo un giro di prova. Questo test è incentrato sulla gestione gomme. Prova a controllare lo slittamento in ogni curva. E guarda là, cioè le carrozzerie sono senza luce. Non riflettono nulla. Cioè ci sta il sole e la carrozzeria, guarda se riflette qualcosa. Pazzesco. Sarà. Sì, ma se si levasse dai coglioni sta scritto. I test sono sempre quelli soliti. Troppo. Ragazzi, mi spiace dirlo, ma ero partito con molto entusiasmo, ma è il solito riciclone. Ma proprio spudorato, eh. Spudorato. Poi faremo tre pregi e tre difetti. Non sarà bello. Siete appassionati, non lo seguite perché mi incazzo, ma... L'unica cosa buona è che ci sta Nigel Mansell, l'unica cosa positiva. Basta, dai, ritiriamoci dalla sessione. Andiamo subito. Le altre due le faccio come al solito, ma le faccio pure vedere. Male, ragazzi, qua la grafica è proprio indecente. Cioè, guardare la macchina che non trasmette luci, niente. È indecente. Hanno migliorato i piccoli dettagli tipo l'usura gomme che si vede evidentemente, ma altre cose l'hanno proprio peggiorato. Uè, Mansell, 1-1. Porco zio. E Lando Norris. Le prove libere non hanno deluso, ma lo spettacolo. Com'è utente predefinito? Ma che cazzo stanno bazzito sto gioco? Chi è utente predefinito? Ma se Arturo Passoduro mi chiamo. Mamma mia, voglio. Già messo manco un nome sto gioco di merda. Porco zio, voglio. Porco zio. Vabbè, questa gara la faremo senza noi. Facciamo questo, vediamo un po' com'è qua. Come può essere? Stessa cosa di sempre. Vabbè, ragazzi. Ma quindi uno solo. Molto bene. Troppo, ragazzi, è così. È così. Troppo, è la solita storia di eSport e di sti giochi qua. Non ci possiamo arrabbiare e neanche deludere. Ci dovevamo aspettare. Ce lo dovevamo aspettare. Andiamo pure i caricamenti quando ci va, velocissimo almeno. Ultima prova.
Strano perché con una prova sola prima ci ho fatto fa 5 su 5 qua, molto bene. Proviamo dai, tentiamo la fortuna. Vai vai. Tanta, eh. Mo metterò anche il volante, non lo sto riprendendo in questo momento per... Perché c'è già uno stimolo a correre. Guarda Nigel! Perché sulle tute in gela messe li cose? Utente predefinito, ma te rendi conto che cazzo di gioco di merda. Arturo Passoduro mi chiamavo. Vabbè, dopo lo mettiamo, raga. Siamo comunque Arturo noi. Dai, andiamo a fare il giro di qualifica, su. Pure qua sempre stesse cose. C'è sabato e domenica. Cioè ragazzi, guardi che ci vuole il coraggio a riciclare tutto così, a non mettere nessuna novità, ci vuole il coraggio. C'è copia e incolla di 2 anni fa, 3 anni fa, l'anno scorso, quest'anno. Cioè vergognoso, vergognoso. Non ho parole. Dopo la gente mi dice a me che dica le cazzate. Guardi che sta arrivando. Vergognoso. Pensate quello che vi pare, a me non me ne frega un cazzo, vergognoso. Ti lancia Arturo con Nigel Mansell. Minchia, già abbiamo le gomme usurate, guarda là. Oh cazzo di quarto sono rimasto. Ma funzionano tutti i LED. Oh cazzo. Vaffanculo. Vabbè, partiremo ultimi, su.